Bentornate e bentornati. Oggi con la nostra lezione di tarologia andiamo a una carta che è una carta molto molto bella e molto ricca degli arcani maggiori. Siamo alla carta della stella. Abbiamo attraversato il guado e torniamo a rivedere le stelle. Quindi la stella, sappiamo, una carta molto ricca con una bella energia, la andiamo a scoprire proprio nella lezione di oggi. Ovviamente, come sempre, ti ricordo di sottoscrivere il canale e dare un'occhiata ai link in descrizione se vuoi imparare la tarologia, approfondire, o se hai bisogno di un consulto o hai bisogno di aiuto per affrontare qualche momento impegnativo della tua vita. E ovviamente lascia i commenti tranquillamente se hai delle opinioni o vuoi vedere degli approfondimenti e anche delle idee per i prossimi video da fare qua sul canale di Anima della Terra. Bene, allora andiamo subito a vedere la stella. Cosa vediamo nella carta della stella? Iniziamo a vederla dal punto di vista di come appare. Beh, vediamo una donna che è nuda. E se noi vediamo, a parte quelle figure un pochino ambigue del diavolo, è la prima figura veramente luminosa e nuda dei tarocchi. Quindi si è tolta i vestiti e si inchina. E cosa fa? Ha due mani. Nelle mani ha due brocche, della quale dell'acqua scorre verso un fiume. E se noi la guardiamo, guarda verso sinistra, quindi ha uno sguardo verso quello che è stato, ma riceve da ciò che è stato qualcosa di nuovo. È inginocchiata, quindi è una carta di servizio. Ci parla quindi di un qualcosa di molto elevato, anche perché queste stelle nel cielo finalmente ci dicono che siamo arrivati a un livello di grande e profonda connessione con quello che sta in alto, quindi con il livello spirituale dentro di noi e intorno a noi. Ci ricordiamo Dante quando esce dall'inferno, infine ritornammo a vedere le stelle. Il numero che noi troviamo è il 17. Il 17 ci richiama al 7, che è il carro, quindi è una carta di grande azione, una carta che ci porta nel movimento, che ci porta nel mondo, ma lo facciamo con un servizio. Alla fine siamo arrivati a incontrare noi stessi, usciamo, stiamo uscendo, siamo alla fine della seconda decade degli arcani maggiori. Alta, alta, alta energia. Di fatto la stella arriva dopo la Maison Dieu, che come abbiamo visto nel video della settimana scorsa è una carta che ci parla di trasformazione, di catarsi, di rottura, di qualcosa che va a disfarsi per dare spazio a qualcosa di nuovo. E a cosa lascia spazio la Maison Dieu? Lascia spazio alla stella, che è la nostra autenticità. Quando noi giungiamo alla stella vuol dire che abbiamo fatto un lavoro profondo, abbiamo attraversato l'arcano 13, abbiamo guarito col 14, siamo andati ancora più in profondità col 15 e abbiamo trasformato profondamente le nostre energie con la Maison Dieu e finalmente siamo noi, l'autenticità nel donarci al mondo, perché quando noi siamo noi stessi non siamo mai un noi stessi focalizzato sull'ego, ma siamo un noi stessi focalizzato al mondo. Siamo nell'energia del servizio, che poi è l'energia anche del Master Reiki, per chi conosce Reiki, un'energia che pone ciò che noi facciamo al servizio di qualcosa di più elevato. Gli aspetti luce quindi ci parlano di autenticità, di autorealizzazione, di donarsi al mondo, andare verso l'altro. Ma quali sono gli aspetti ombra? Spesso la stella la vediamo con una carta molto bella, difatti la è, ma qua dentro c'è qualcosa che è interessante, perché ovviamente ha anche degli aspetti ombra. Perché quando io mi blocco, l'energia della stella non scorre, non è un dono verso il mondo, allora vado verso quello che è uno spreco, verso un non riconoscimento, un dare in una direzione che non è costruttiva. Quindi di fatto vado a dare al passato, vado a dare a qualcosa che non è utile. L'evoluzione della stella lo troviamo nella luna. Una volta che siamo noi, la luna, e poi arriverà subito il sole, che sono molto insieme luna e sole, perché sono i due archetipi grandi di femminile e maschile che ci servono per dare completezza a noi stessi e andare verso quella che è l'ultima fase col 20, che è il giudizio, e il 21 il mondo, quindi verso la nostra vera, autentica realizzazione più completa, più complessa e più piena. Bene, spero che anche questa lezione ti sia piaciuta, ci vediamo settimana prossima col prossimo arcano.